Ed è ancora rimasto del materiale, come dicevo all'inizio di questa puntata, dell'ECMA di Milano, diverse moto elettriche che abbiamo visto in occasione della Fiera di Milano, e abbiamo il prossimo servizio con la CRP, una casa italiana che ha costruito una moto di alto livello. Vediamo. Nella Motor Valley, dopo nomi illustri come Ferrari, Maserati, Lamborghini, Ducati, Bugatti e Pagani, nasce la prima moto elettrica da corsa italiana, la eCRP. A crearla è il gruppo CRP. Tre generazioni di attività imprenditoriale nel mondo del motorsport internazionale, da oltre 40 anni nelle massime serie a due e quattro ruote, Formula 1, Le Mans, Rally Raid, NASCAR e MotoGP. eCRP è una moto veloce e cattiva, dall'inconfondibile design italiano 100% green. È il 13 gennaio 2010 quando viene presentato ufficialmente a Birmingham il primo prototipo della moto elettrica italiana, la eCRP 1.0, in collaborazione con il ministro inglese per la scienza e l'innovazione, Lord Drayton. La eCRP 1.0 diventa realtà in pochissimo tempo. In una calda giornata del luglio 2010, la eCRP 1.2 scende in pista per la prima volta e lo fa sotto i riflettori della stampa internazionale. Sette piloti giornalisti la provano e comunicano al mondo che la moto elettrica non è più solo un sogno, ma è una realtà. La eCRP 1.2 va forte, raggiunge i 200 km orari, un insieme di tecnologia e innovazione che fa divertire. Finalmente la pista, con protagonista la eCRP 1.2 e il pilota Brannetti, cresciuto sulle mini moto insieme all'amico Valentino Rossi. Con Brannetti, la eCRP ottiene nella stagione 2010 il titolo di campione d'Europa e vice campione del mondo. Il punto di partenza per un futuro da vincente. Gara dopo gara, la eCRP con il suo carattere grintoso diventa la moto da sfidare, capace di entusiasmare, ma non solo. La eCRP vince, e vince tanto. Nel 2011 la parola d'ordine è evoluzione. La eCRP cambia ancora e si arricchisce di tecnologie. A bordo vengono installati la centralina per l'acquisizione dati, la sensoristica stile MotoGP, il GPS integrato. Nasce così la eCRP 1.4. La sua stagione si apre subito a Magny-Cours durante la mitica 24 ore del Val d'Or e da allora si susseguono 5 mesi di gare in giro per il mondo. Dall'Europa la eCRP approda in America, mostrando tutta la sua tecnologica bellezza made in Italy. La rider californiana Shelina Moreda è l'amazzone che insieme a Brannetti cavalca la eCRP 1.4, animando lo spettacolo di Laguna Seca. Ma la corsa non finisce mai. Una volta spenti i riflettori sullo show, CRP ritorna a Modena, nella sua terra fatta di motori e di passione, per lavorare alla prossima sfida. La trasformazione naturale della eCRP da moto da corsa a moto elettrica da strada. Ora tocca a voi. Il suo nome è Energica, la Next Gen Superbike. Stile italiano, DNA da corsa per la stradale elettrica di nuova generazione.